Qual è la situazione della differenziata a Catania? Ad oggi quali sono i dati? Ma i dati su Catania, come sui grandi centri come Palermo, Messina, Siracusa, sono impietosi. Sono città che non si staccano da un 10%, Siracusa addirittura al 5%, e sulle quali viene difficile fare la raccolta differenziata e per le quali però è bene che le amministrazioni si muovano di più, abbiano più coraggio nel cambiare sistema. Il convegno di oggi premierà 105 sindaci virtuosi che hanno cambiato pagina, hanno dato una svolta alla propria capacità amministrativa nella gestione dei rifiuti, sono passati da un sistema personalizzato, un sistema porta a porta, ed è questa la ricetta. Se Catania, così come Palermo, così come Siracusa e Messina, non passano a porta a porta, non c'è alcuna speranza. A Catania, secondo lei, il problema qual è? Perché la porta a porta è stato fatto. E l'appalto è la scarsa struttura amministrativa che gestisce, la debolezza della struttura amministrativa che gestisce il problema ambientale, i rifiuti. E poi il problema dell'appalto che non prevede sia l'appalto vecchio, anche quello ponte, non prevede una raccolta differenziata ottimale, non prevede soprattutto sistemi di raccolta ottimali, perché prevedendo appunto come questi due appalti il cassonetto, non c'è alcuna speranza, e quindi non il porta a porta, non c'è alcuna speranza di poter raggiungere percentuali degne di un paese civile. Così come nel quartiere dove è partito il porta a porta, purtroppo è fatto male, quindi non si raggiungono percentuali medie, tant'è che la media di Catania è sempre ferma al 12%, quantunque 50.000 abitanti siano passati da porta a porta.